Ciao ragazzi, bentornati. Prima di iniziare il video vorrei avvisare a tutti gli spettatori di lasciare un bel pollicione in su e di iscrivervi tutti quanti al canale secondario, dove pubblicherò molti altri video e live. Quindi invito tutti ad iscrivervi con la rispettiva campanellina. Trovate il link del canale in descrizione a questo video oppure in alto a destra. Ragazzi, volete salutare 5 persone che hanno chiesto di essere salutate nello scorso episodio? Va bene, allora saluto Ryan201078, Emilio Pecca, Ilaria Nuti, Carlo Siena e Litten23. Va bene, allora saluto Altos Gaming, Dragon Ball, Luigi Raff, De Tanti, Tade TV1 e Cristian il Supremo. Pocio, come fa la tua chitarra a curare i tuoi compagni? È perché sono veramente intonato a fare le mie musiche, quindi siccome le mie musiche sono troppo belle riesco a curare i miei amici. Corvo, ma tu quando dormi prende fuoco il letto? A volte sì, però evito sempre di coprirmi con il lenzuolo. Pocio, perché le tue note fanno molto danno? Perché io stono apposta con la mia chitarra e siccome la chitarra è troppo stonata gli faccio un botto di danno. Corvo, ti piacciono le tue caratteristiche di attacco e la tua mossa speciale? Sì, sono abbastanza equilibrate perché mi rendono veramente forte. Pocio, ma eri un artista di strada? Insomma, sei così bravo con la chitarra. No, non sono mai stato un artista di strada. Cantate entrambi una canzone che ultimamente sta facendo molti numeri di ascoltatori. I congratulations, it's a celebration. Party all day, I know you've been waiting. Congratulations, it's a celebration. Corvo, vai fiero del tuo capezzolino? Sì, sono veramente fiero del mio capezzolino. Ah, cosa fai? Non me lo toccare mica. Pocio, ti reputi il brawler più forte tra i brawler rari? No, sinceramente ci sono altri brawler rari che sono più forti di me. Pocio, ti dà fastidio lottare contro un brawler di rarità più alta della tua? Sì, a volte mi dà un po' fastidio perché sono leggermente più forti, però fa niente. Corvo, ma perché sei sempre giù di morale? Sinceramente prima non ero così, ero allegro e scherzavo, però poi le persone hanno iniziato a lasciarmi qui da solo ed ecco perché sono così. Una piccola curiosità, Pocio, ma Pocio Romanticone è tuo fratello? Sì, Pocio Romanticone è mio fratello minore. Pocio, ma perché suoni proprio la chitarra? Perché ho provato a suonare la batteria e non ci riuscivo, ho provato a suonare il controbasso e non ci riuscivo e poi ho suonato il violino ma non ci riuscivo. Poi successivamente ho preso questo attrezzo che si chiama chitarra e l'ho suonato, infatti sono riuscito a suonarlo meglio degli altri. Una piccola curiosità, Corvo, ma Corvo Dorato e Corvo Bianco sono i tuoi fratelli? No, non sono i miei fratelli Corvo Dorato e Corvo Bianco, sono soltanto una mutazione mia. Pocio, ma quella che indossi è una maschera oppure è la tua faccia? Quella che indosso è una maschera, infatti il mio volto non lo voglio mostrare. Corvo, cosa ne pensi degli altri brawler leggendari? Sinceramente penso che gli altri leggendari siano più deboli di me. Pocio, come hai imparato a suonare la chitarra? Ho imparato a suonare la chitarra mentre ero arrabbiato, infatti facevo sempre 3 accordi, do, re, mi, e poi all'incirca sono riuscito a fare altri accordi, e poi alla fine ho imparato a suonare gli altri accordi. Corvo, come fai a mutarti in Corvo Fenice? Per mutarmi in Corvo Fenice è un po' diverso il fatto, infatti divento un pollo allo spiedo, però poi il giorno successivo sono operativo. Corvo, ti reputi il brawler più forte del gioco? No, dai, non mi chiamare più forte del gioco, chiamami il migliore del gioco. Corvo, ultimissima domanda, ma volando hai mai beccato un uccello che passava di lì per caso? Una volta stavo volando e ho beccato una rondine, però non l'ho fatto apposta. Sono veramente felice di avervi avuto qui come ospiti a questo Brawl TG Live. Salutate tutte le persone che vi stanno guardando in questo momento. Ciao ragazzi, alla prossima. Ah, un momento! Iscrivetevi tutti al secondo canale, Una Volpe sul Tubo, con la campanellina attiva. Trovate il link in descrizione. Se non vi siete iscritti, vi vengo a trovare e vi mostro il mio capezzolino fuocoso. Quindi iscrivetevi tutti! Ah!